Buongiorno a tutti, benvenuti a este nuovo webinar de ZK Public Security. Esto es una formación generale nella parte tecnica, dove se va a visualizzare tutto il software de gestione nella parte di accesso, nella parte di presenza di tutto il ZK Bio Security, ok? Va bene, adesso estoy guardando alcune domande da voi. Sì, è possibile avere la registrazione del webinar. Questo webinar è registrato, ok, alla nostra piattaforma che sta nella piattaforma ZKTeco Europa dentro di YouTube. Però quello nei prossimi giorni devo essere registrato, va bene? Quindi, cominciamo la formazione del ZK Bio Security, ok? Comincio la formazione, se avete domande la possono scrivere, io la leggo e dopo di definire di questa formazione leggo tutte le domande e così rispondo a tutte le domande nella parte finale di questa formazione. Okay? Va bene, ZK Biosecurity, ok? ZK Biosecurity è un software nel quale è una piattaforma di sicurezza che si chiama All in One, che quello è tutto in uno, ok? Basata sul web. Il ZK Bio Security principalmente si usa per sistema di controllo di accesso, va bene? Quello è un software molto completo dove si può avere tanti moduli, ok? Nella parte dell'introduzione, ZK Bio Security, che cosa è? È una piattaforma di sicurezza tutto in uno, sviluppata da ZKTeco, va bene? Questo software contiene 10 moduli integrati, va bene? Quei moduli integrati sono quelli che stanno qui, il modulo di personale, il modulo di accesso, un modulo di presenza, un modulo di consumo, un modulo di ascensore, un modulo di hotel, di visitatore, di parking, moduli della pattuglia e nella parte del video, sistema di video di camera. Bene? Questa è un'architettura di sistema ottimizzata, progettata per un alto livello di identificazione biometrica e moderna interfaccia grafica user friendly. Il biosecurity, è importante saperlo che quello si installa a un PC server, quello PC server. Se deve configurare con un IP, una porta e con quello PC server si può accedere per web server, già sia per un PC o per il telefonino. Quello 10 module che ha il ZK Bio Security sono applicazioni in diversi campi. Quei campi sono tutti i moduli che sono integrati dal software. Il modulo di utenti, che è il modulo di persona, dove si fa la configurazione delle persone dell'azienda, del registro del sistema biometrici, si fa tutto il registro, va bene? Dopo abbiamo il modulo di controllo di accessi con funzione avanzata, il modulo di ascensore, il modulo di gestione di hotel, va bene qui? Il modulo di visitatore, il modulo di parcheggio pubblici, il modulo della guardia, il modulo di videocamere e il modulo di consumo. Quello sono 10 moduli. Importante. Dentro l'installazione del ZK Bio Security, il software si può scaricare dalla nostra piattaforma, che è zkteco.eu. In questa piattaforma si può visualizzare tutte le versioni che si può scaricare del ZK Bio Security. E quindi adesso apriamo quella pagina e così vanno a visualizzare la nostra piattaforma. La nostra piattaforma ci sono tanti, adesso abbiamo due versioni. La versione V5000, che è la versione che stiamo usando, e la versione 3.2, che questa versione è la versione prima di questa, però con questa versione ha alcune opzioni che non ha questa versione. Va bene? Importante, questa versione 3.2 è la versione che ha il modulo di hotel. In questa versione, che è la più recente, non ha il modulo di hotel. Bene? Quindi, noi abbiamo la versione del ZK Bio Security in italiano. È disponibile in italiano, si può scaricare.
Quindi è importante tutti questi requisiti di configurazione che deve avere un PC server. Il requisito se devono avere, il PC server deve avere questo requisito di configurazione, un sistema di memoria compatibile, un sistema di spazio di disco duro, tutto questo sono le specificazioni. Okay? Adesso iniziamo la installazione e così visualizan cómo se instala un ZK BioSecure. Pasos a seguir o a seguir con la instalación. Se debe, de prima se debe escaricar de la nuestra plataforma. Dopo de comprimir en una cartela, quello setup, dopo e seguir como administrador y dopo dentro de la instalación se va a visualizar tutti i passi di instalación, el software da solo te dice si va bene la configura la instalazione o no. Dopo l'altro passo è configurare la porta e dopo della porta si configura la porta di comunicazione con terminale e la porta con il server. Adesso iniziamo la installazione del ZK BioSecurity. Importante, se debe descomprimir la cartela. Mientras que esperamos que se descomprime la cartela, continuamos un poco la presentación. Después de la instalación, se puede visualizar en esta página cómo iniciar el sistema. Después de la instalación, se va a visualizar en la escribanía del PC Server un icon que es el ZK BioSecurity. Cuando se abre, y quello ti chiede tutto il registro dell'utente amministratore. Per default, il user è admin e il password è admin. Vediamo come sta la cartella e così iniziamo l'installazione. Ok, qui sta la cartella tutta completa, quindi si può visualizzare la versione. Se apre la cartella e in automatico se può visualizzare il setup in italiano, il setup del software. Importante, se deve eseguire come amministratore. Aspettiamo un attimo, adesso il software in automatico ti crea una ventana, va bene? Dove in quella ventana un controllo di tutte le condizioni che deve avere il PC. In questo momento il software ti dice che ha un errore del test software antivirus, va bene? E si consiglia per fare l'installazione disinstallare il firewall, disinstallare antivirus, tutto quello, disabilitarlo durante l'installazione, va bene? Quindi in questo momento il software mi dice che sta tutto bene, l'utente amministratore, conflitto di software bene, però il software antivirus. Adesso questo PC non è antivirus, quindi si può ignorare questo errore, va bene? Ci sono alcuni PC che ti crea quell'errore di antivirus, però si può ignorare. Si ignora e così dopo ignorare si fa il setup. Si segue avanti. Se deve accettare le condizioni, il termine di contratto di licenza, se vai avanti. Quindi adesso si visualizza una finestra, in questa finestra ti dice la configurazione della porta che si deve usare. Questa porta è la porta che si usa per accedere al software, quella è la porta web server, va bene? E dopo qui c'è sta la porta ADMS, che quella è la porta per il terminale. Questa porta è la porta che si usa per configurare dentro del terminale. Sta un'opzione che si chiama impostazione cloud server. In questo parametro si imposta l'IP del PC server BioSecurity e questa porta che è la porta di comunicazione del terminale. E questa porta è la porta del web server. Importante, questi terminali che si collegano al BioSecurity, tutti quei terminali sono
terminales por protocolo de comunicaciones PushCon, ¿okay? Si son algunos terminales que se posan los colegares, estándar, pero principalmente tú tienes terminales solo PUSH, con las comunicaciones PUSH. Dopo se debe ayudar excepciones al firewall y dopo, en esta parte, tú se puede configurar e instalar el software como HTTP o HTTPS. Per default, está per HTTP. Bene, quindi adesso no habilitamos queste opzioni. Se volete habilitar, se può habilitar. Bene? Dopo di configurare la porta del web server, la porta dei terminali di comunicazione, se dai davanti. Dopo se visualizza. Questa è la cartella dove se va a installare il biosecurity. Quello ti dice che quello è l'indirizzo. Indirizzo C, Program File, Biosecurity, dove se va a visualizzare la cartella di installazione. In questa cartella se può visualizzare tutti la cartella di logs, la cartella di uninstall, tutto questo. Andiamo avanti. Il software ti permette di configurare due tipi di database, database default, o una data o una base di dati esistente. Va bene? Se ci sono alcune tipologie compatibili, quello stanno dentro del requisito della nostra piattaforma, se può visualizzare quali sono la tipologia di base di dati che si può collegare al ZK Biosecurity. Importante, se avete una base di dati esistente, in questa finestra si fa la configurazione della connessione, dell'utente, la password, l'indirizzo di quella base di dati. A qui se ti visualizza la tipologia compatibile con il biosecurity, SQL Server, Oracle, sono le tipologie compatibili. In questo caso facciamo la connessione con la base di dati default. Es la del software. Biosecurity usa per default la tipología Postgres. Dopo vediamo el percorso del documento di backup. In questo indirizzo, quello è l'indirizzo dove se va a come si chiama? A salvare tutti la copia di sicurezza, tutti la copia di sicurezza che se fanno in automatico o manuale. Perfetto, dopo vediamo una finestra dove si può fare la scelta di tutti i moduli che abbiamo parlato, che sono 10 moduli. Quindi tu puoi fare la scelta del modulo di accesso, accesso avanzato, elevatore, dipende dal sistema di controllo che se vai a installare. Va bene, in questo caso abilitiamo accesso avanzato, elevatore, presenza, visitatore, possiamo abilitare tutti i moduli. El Biosecurity ha una versión gratuita durante la instalación. La versión gratuita es de 60 giorni per fare prova, per fare demo. ¿Ven? Questo VMS, questo es el link del video. Quello es el link del video per collegare cámara. ¿Ven? Adesso mettiamo aquí la temperatura management. Possiamo mettere tutto quello. Pero adesso mettiamo alcuni moduli che oggi lavoriamo. Bene? Possiamo mettere un po' di consumo, così visualizzano come è il modulo di consumo. Dopo andiamo avanti e inizia l'installazione. Importante, dopo dei 60 giorni di versione gratuita se deve comprare una licenza. Va bene? Importante. Ogni licenza è per ogni PC. Quindi è importante che durante la versione gratuita, come tutti i moduli sono abilitati, è importante quando si va a richiedere la licenza, si deve richiedere la licenza con tutti i moduli che hanno configurato o che hanno lavorato. Se hanno lavorato con il modulo di presenza, si deve comprare una licenza che deve avere il modulo di accesso, il modulo di presenza, tutti i moduli che hanno configurato. Perché se solo compra la licenza del modulo di accesso e hanno configurato o hanno lavorato nel modulo di presenza,
quello ID di licenza quando la assegna al biosecurity e quando bisogna accedere al sistema non vai a accedere perché i punti non sono le corrette perché sono punti configurati nella versione gratuita. Quindi è importante che durante la versione gratuita se fa la prova e tutti i moduli che tu bisogna chiede tutti i moduli che tu bisogna la licenza nuova. Va bene? Va bene, continuiamo un po' la presentazione mentre che la installazione è in corso. Importante, introduzione dei moduli. Okay? E personale, abbiamo un modulo che si chiama personale. Il modulo personale è composto da due parti. Okay? Una parte di dipartimento e una parte di personale. E la gestione del dipartimento è per impostare l'organigramma dell'azienda. E la gestione del personale e per l'informazione sul personale, dipartimenti, sottodipartimenti, più di 10 leader, va bene? Per mantenere e gestire l'impostazione del personale, è un modulo di personale. Modulo personale, il modulo personale, dentro del modulo personale, vediamo nella parte del personale, gestione della carta e gestione dell'ID. ID è lo che si chiama Active Diary. Quello è che il biosecurity si collega a un sistema dove ci sono tante persone registrate, è come un registro di persone. E quello si collega per l'ID e quello si collega al biosecurity dove tutti quello utente sono scaricato al biosecurity. Dentro il modulo di personale, ok? Dice che prima di utilizzare le altre funzioni si prega di configurare il sistema di personale. Quello si deve creare l'utente, si deve creare l'utente. Adesso mi sentite? Bene, una persona dice che non c'è più l'audio. Va bene, ok, adesso va bene. Ok, quindi dentro del modulo di personale, ok, prima di utilizzare le altre funzioni, si prega di configurare il sistema del personale, ok? E adesso il software si è installato bene e ti dice reinvia il sistema o non reinvia il sistema. Si può dire non reinvia, va bene? Adesso è finita l'installazione, importante. Dopo di visualizzare, dopo dell'installazione, il BioSecurity ha una finestra che si chiama Services Controller, va bene? Quella finestra di Services Controller si può visualizzare, si può trovare qui dentro nella parte dove si vede la ora del PC, si può visualizzare tutta la console del PC e se non si visualizza si può cercare dentro della installazione del BioSecurity, della cartella del BioSecurity, sta un modulo che si chiama Services Controller. Qui si apre e si chiama Control Services. Okay? Quando tu la apri, pues se deve aprire come amministratore in questa finestra e per fare l'inizio di servizio, per fare un riavvio di servizio, per fare un cambio della base di dati, per fare alcune configurazioni interna del servizio del biosecurity, va bene? Adesso lo apriamo. Adesso si vede qui questa console, in questa console si visualizza per configurare, se tu apri qui, configurare dove si deve salvare la copia di sicurezza, va bene? Fare la indicazione in che cartella tu bisogna salvare quella copia di sicurezza. Altre opzioni di questa console. In questa console si può visualizzare l'opzione che si chiama Restore Database. Quella è per ripristinare una copia di sicurezza, va bene? Dopo vediamo il processo dei servizi. Quello processo del servizio ti dice che in questo momento sono fermati, come si chiama? Sono fermati i servizi. Quindi qui tu puoi fare un clic e puoi iniziare i servizi, va bene?
Quindi in questa consola se può, fare il reinvio del servizio, se può inserire o aggiungere alcuni moduli che non avete compatibili. Quindi adesso ti manca abilitare quello modulo. Tu puoi abilitare quello modulo di video, di patrol, come si chiama? Nella prima installazione tu scegli il modulo che tu bisognate. Dopo tu puoi aggiungere ogni modulo che tu bisogna nuovo nel sistema, va bene? Dopo, altra cosa che si può visualizzare dentro della consola, modificare questo è importante. Quando dice modificare la password della base di dati, quella è per modificare la password della base di dati però esistente, va bene? La base di dati default non si può modificare. Quindi, perché la data della base di dati di default è una base di dati nostra, va bene, noi abbiamo la password e non si può condividere con la password perché quella è una cosa di nostro sviluppatore. Quindi, in questa opzione si può cambiare solo la password della base di dati esistente, la che usate come la Oracle SQL Server. Quello è importante saperlo, non si deve cambiare la password default perché ci sono tanti problemi che abbiamo visto che ci sono alcune persone che hanno cambiato la password della base di dati default e ha creato alcuni errori dentro la struttura, quindi no, per default non si può cambiare. E vediamo l'item, così vediamo tutto il software, va bene? Dopo dell'installazione si può visualizzare questo icon. In questo icon è l'icon del biosecurity, va bene? Si apre, in automatico si deve aprire, si dice qui che è localhost e la porta 8098, che quella è la porta che abbiamo configurato come la porta web server. Bene? Vediamo che succede con i servizi perché ci sono alcune volte che ci vuole alcuni minuti per iniziare il software. Va bene, mentre che se fa l'inizio del servizio, continuiamo con la presentazione, va bene? Ci vuole alcuni minuti perché sempre consiglio che dopo l'installazione si deve avere il biosecurity, va bene, si deve fare un riavvio al PC server, va bene? Però quindi, va bene, dopo del modulo di personale, abbiamo qui, così se vede il modulo di personale, va bene? Quando si crea un utente, si può visualizzare una finestra dove si può inserire l'ID, il nome, il cognome, se può inserire una foto, questa foto è una foto registrata, va bene? Quella è una foto che si può salvare dentro del profilo dell'utente. Va bene, qui si può visualizzare tutte le biometrica registrata dal terminale che si invia al software. Va bene, adesso vediamo come stanno i servizi. Quello è veloce, quindi no, quello può essere sempre se consiglia un rinvio del PC server, va bene? Aspettiamo un attimo, vediamo se va bene o no la installazione. Va bene, ok, aspettiamo un attimo. Quello è dentro al modulo del personale.
Cuela unas soluciones todo en uno, ¿va bien? En Cuela tú puedes seleccionar el área, el departamento, ¿va bien? Interfaz de registraciones personales, fácil de usar, tú tienes uno que puede permitir el administrador de inserir las informaciones todas del personal. Dentro del módulo de personales, soporta diversas verificas. Soporta la verifica per el palmo, la verifica per la facha, la verifica per el fingerprint y la verifica per la carta o el badge. ¿Vale? O si se ve de la finestra, se ve una finestra donde se puede registrar toda la verifica de cuella persona. ¿Vale? Mediamos un poco cómo está la instalación. Ok, va bien, adesso è pronto la installazione, va bene? Quindi, questo è normale che ci vuole alcuni minuti, uno, due o tre, dipende, perché quello è sempre consiglio di fare un rinvio al PC server, va bene? Quindi, il periodo di prova è fra 60 giorni, va bene? Quindi, per default abbiamo un user che è l'admin, y la password admin, ¿va bien? Quindi, cuando se mete quella credenciales per default, en automático el software visualiza que se debe meter una nueva password. En este caso se debe cambiar la password, ¿ok? Importante, estar atento con el cambio con la password. Si son algunas personas que dimentican la password, dopo se debe quello Si es una base de datos existente, se puede acceder a la base de datos existente y se puede cambiar. Pero si es la data default, se debe crear una requiesta al nuestro soporte técnico. Ecco, si no podemos trovare la password o cambiar la password. Pero es importante siempre salvar la password y registrar un email. Porque el biosecurity te permite registrar un email en caso de dimenticar la password. Siempre consiglio al administrador registrar un email, ¿va bien? Y así, cuando dimentica la password, pues la password se envía y se fa la recuperación de la recuperación de la password. En este caso, metiamo una password nueva. Quindi il software in automatico ti dice che la password è un livello basso, se consiglia di mettere una password con lettera, come si chiama, con più cose, però adesso mettiamo admin, 1, 2, 3, 4, così. Va bene? Vediamo qui, mettiamo una lettera, mettiamo così, admin con A grande. Più alto ti dice, va bene? Quindi mettiamo così, che ti chiede la maiuscola per la sicurezza, va bene? Quindi adesso stiamo dentro del software, va bene? Adesso il software si è installato, si può visualizzare tutti i moduli che io ho abilitato in questo sistema. Il modulo di personale, il modulo di accesso, il modulo di tempo di presenza, il modulo di consumo, il di ascensore, il modulo di visitatori e il modulo di temperatura. Va bene? Importante, per visualizzare lo della licenza, va bene? Se puoi visualizzare dentro di informazioni, se visualizza la versione del biosecurity e dentro di questa opzione dettagli, se puoi visualizzare tutti i release del biosecurity, va bene? E dopo vediamo qui la informazione della licenza. Quindi il software ti dice che ha una versione gratuita, che ha il modulo di accesso attivato, il modulo di tempo di presenza, il modulo di ascensore, il modulo di visitatori e il modulo di consumo. Per attivare la licenza si deve attivare attivazione online o offline. Importante. Ci sono tanti problemi, ci sono tante persone che importano una licenza esistente. Adesso le spiego. Importare una licenza esistente è quando questo PC
o questo PC ho un problema con questo PC. Quindi adesso faccio una copia di sicurezza del biosecurity. Adesso disinstallo il software, va bene, però prima di disinstallare io devo esportare la licenza esistente, va bene? Quindi in questo caso vedo che questa versione è in italiano, questa è una versione in italiano che è compatibile, però quella versione deve stare un'opzione che si chiama esportare licenza. Quella di esportare licenza è che tu esporta la licenza di quello PC, va bene? Quella licenza si esporta e quello è l'archivio della licenza. Quella licenza si assegna al hardware ID del PC server. Quindi, se tu disinstalla il biosecurity in questo PC, tu puoi importare quella licenza, la puoi importare però dentro del PC dove tu hai assegnato quella licenza. È lo importante, va bene? Perché ho visto tanti problemi che mi dicono le persone, guarda, importo la licenza e no me va, però stai importando una licenza, un altro PC, lo devi importare dentro del PC che hai fatto la prima installazione. Dopo vediamo qui che sta l'attivazione online, in questa attivazione online ti apre una finestra dove tu devi mettere tutti i dati dell'azienda e dopo tu devi mettere un... Mettere l'archivio che ti invia il commerciale del setup, l'archivio originale, non rinominare, va bene? Non rinominare quell'archivio perché alcune volte crea problemi. Il commerciale ti invia l'archivio e quello è l'archivio che se il file che si inserisce in questo campo. Dopo abbiamo un'attivazione offline. L'attivazione offline è per quello PC server che non ha connessione. Quindi per fare l'attivazione offline, se devi, come si chiama? Se deve creare un file che si chiama UPK, va bene? Quando qui ti dice dispone di un file di licenza in formato, no, va bene? Le fai OK. Quando fai OK, in automatico tu devi inserire tutti i dati e devi mettere l'archivio originale che invia il commerciale. Dopo di mettere quello, il sistema ti crea un file che si chiama UPK. Quello UPK, insieme con l'archivio originale che ha inviato il commerciale ZKTeco tramite la pagina che è ztkteco.com, quella è la pagina di fabbrica, che non è la pagina di Cina, va bene? Quella pagina sta un'opzione che si chiama Offline ZK View Security e si può fare la procedura di questo. In caso di problema, possono creare un ticket al nostro supporto tecnico. In quello ticket si invia l'archivio UPK e l'archivio originale della licenza. Bene? E dopo noi, il nostro supporto tecnico invierà un archivio che è l'archivio della licenza. Bene? Dopo di avere quello archivio che ti invia ZKTeco Tecnico o la pagina di Cina, quello tu te metti dentro di attivazione offline, le dice che sì, e dopo metti l'archivio della licenza. Va bene? In questa finestra si può visualizzare tutti i punti disponibili della licenza, va bene? Dopo di mettere la licenza in questa finestra si può visualizzare ogni licenza ha una cosa che si chiama LID. LID è il codice di identificazione della licenza. Che significa quello? Esempio, ho questo sistema. Questo sistema è un sistema che ha un modulo di accesso, un modulo di presenza e tutto questo modulo. Quindi, se tu bisogna altri moduli dentro il biosecurity, se deve parlare con commerciale, il commerciale le dice: guarda, richiedo il modulo del video per l'ID della licenza del biosecurity numero 55568, un esempio. Quello se fa una richiesta commerciale, il commerciale fa tutta la procedura commerciale e dopo il commerciale ti invia la stessa licenza ID però aggiornata al modulo nuovo, va bene? Perché ci sono tanti problemi che le persone
Sempre vedono due ID dentro del PC, no, un solo ID di licenza è per un PC, importante. Quindi se bisogna un'estensione o aggiungere un modulo, si deve aggiungere dentro dell'ID della licenza. Quindi, qui si può visualizzare lo che si chiama il dashboard. Il dashboard è una pagina che si visualizza per visualizzare dati biometrici, per visualizzare l'evento dell'accesso, l'evento del visitatore, tutto quello, evento di allarma, evento di eccezione, tutto quello. Quello è il sistema in generale, il sistema del registro in generale. Quindi abbiamo parlato del modulo di personale. Dentro del modulo di personale, dentro il modulo personale ci sono tanti parametri che si può visualizzare. Il parametro di persona, reparto, posizione, personale licenziato, attributi personalizzati, parametri, gestione di carte. Importante. Dentro del modulo personale tu puoi configurare tutti i formati che vanno a usare dentro il sistema di accesso. Va bene? Qui tu puoi configurare la carta. Va bene? Il formato Wigan, ci sono tanti formati di Wigan che si può impostare nel BioSecurity, importante. Importante, la carta tutte le carte che sono disattaccate è compatibile con il BioSecurity, va bene? Quindi, se avete altri tipi di carta, di formato, questo si devono studiare, si devono analizzare, questo si devono se deve fare una richiesta per analizzare il formato, per analizzare se è compatibile o no con il BioSecurity, se deve creare il formato. Qui, in questa opzione, si può creare tutto il formato di carte che non sono SPKPT, va bene? In questo formato si può mettere tutti, però è importante che la persona deve parlare con fabbrica della fabbrica di quella carta e devono inviare tutta l'informazione di controllo di parità, tutta quell'informazione che è relazionata alla carta. Va bene? Quindi, importante, quella carta deve essere compatibile con la controller che si va a usare o con il terminale che si va a utilizzare. Importante che se hai una carta differente del Zapateco, quella carta si deve studiare e si deve analizzare. Va bene? Quindi il BioSecurity ti permette creare personale, ti permette creare formato di carta. Dopo vediamo qui, così vediamo come creare la persona, lo che stiamo parlando nella formazione. Qui si può visualizzare una finestra dove si può visualizzare che si deve mettere un ID. L'ID può essere un numero o può essere un numero con una lettera, importante. Numero con una lettera, va bene? De mettere spazio, simboli, non si permette. Perché? Perché quello ID si invia al terminale, va bene? A tutti i terminali che stanno collegati al sistema. Quindi, se si invia un spazio o se si invia un simbolo, esempio così, si può inviare quello al terminale e puoi creare alcuni errori al terminale. Quindi è importante se un ID numero con lettera, va bene? Esempio, adesso mettiamo un esempio, il numero 25, il nome Andreina, mettiamo il cognome, va bene? E dopo qui si può mettere tutti i dati che bisognate dentro di una persona, il cellulare, l'email. Qui si può mettere il tipo di biometria che viene dal terminale. Importante, se avete un lettore per carte, si può mettere qui, ci sono tanti lettori per porta USB, si può collegare al BioSecurity, quello si può collegare, ci sta un lettore che è il lettore CR20, va bene, che quello lettore ti permette, lo mette dentro la porta USB e quello solo legge la carta e quella carta la si legge qui, va bene? Dentro della finestra del personale
se puede visualizar en una cosa que se llama control de acceso. Quello es per impostar el libro de acceso de quella persona. Dentro de una hacienda, si son algunas personas que possono accedere a ogni dipartamento, a ogni area. Quindi è importante che ogni livello che tu metti la persona, quello livello si invia, quella persona si invia al terminale che sta inserito in quello livello. Bene? Dopo vediamo, è importante, a cui tu puoi configurare la persona se è un super utente, si è una persona normale, si è un responsabile, si è un amministratore. Bene? Quindi io sempre consiglio di creare dentro del sistema una persona che sia super utente, che è l'amministratore. Va bene? Che è l'amministratore perché se tu crea tutte le persone e, no, e sempre lo mette così, no. Utente normale, in automatico tutte le persone vanno ad accedere al menu principale del terminale. E la persona può cambiare l'IP, può cambiare la configurazione, può fare tante cose dentro del terminale. Quindi sempre consiglio di creare un amministratore, così quella persona è la unica persona che deve accedere al menu di quello terminale. Bene? Mettiamo superutente e mettiamo amministratore. Quindi, altre cose che si vede dentro del personale. Rivelazione di presenza. Questa rivelazione di presenza ti dice il nome di area dove sta quella persona. Bene? E dopo ti dice se ha calcolo di presenza, se sì, il ruolo che utilizza il dispositivo, se è impiegato, se è responsabile, amministratore. In questo caso è amministratore. Bene? Dopo sta il modulo di controllo di accesso di elevatore, che quello ascensori, quello mette il livello e quello è tu crea la persona e mette il livello di accesso a quello piano di ascensore che la persona mette la carta e l'ascensore va al livello di piano che la persona ha l'accesso, va bene? E dopo diamo qui dettagli personali che sono come informazioni generale della persona, l'indirizzo, abitazione, quello è lo sintomo per adesso quello del COVID, vabbè, quello dell'informazione adesso della città visitata, dell'ultimo giorno, quelle sono informazioni generali. Dopo se segue ok in automatico il software ti crea il utente, va bene? Importante, dentro del reparto si può creare tanto reparto, reparto di supporto tecnico, reparto commerciale, per default sta questo nome di reparto, va bene? Se puoi mettere un nuovo reparto, ad esempio, il numero 2, quello si chiama reparto tecnico. Quindi questo in questo reparto è l'organigramma dell'azienda. Va bene, tu puoi creare il reparto tecnico, che quello reparto ha un reparto principale o un reparto manager. Esempio, quello reparto, adesso ho creato il reparto tecnico, va bene? Per adesso vado a creare un reparto che si chiama il reparto manager, esempio, o il reparto SEO, manager. Chiamiamo manager. Quindi puoi iniziare o terminare con l'espazio, perché ho fatto vedono che il sistema in automatico tutti gli errori che stanno dentro del registro il sistema te lo visualizza, te lo dice, guarda, tu non puoi fare quello, va bene? Reparto manager, sì. In automatico si è creato. Sì, questo reparto manager dipende dal reparto tecnico, si mette come quello è il figlio del reparto manager. Così. Questo è per fare l'organigramma, la gerarchia dentro dell'azienda. Va bene? Un esempio. Va bene, dopo di questo modulo di personale abbiamo un modulo che si chiama il modulo di accesso. Va bene? In questo modulo di accesso consiste
in tutto questo parametro, parametro del dispositivo, il controllo di accessi, funzioni avanzate e il rapporto. Va bene, queste sono tutte le opzioni che si possono visualizzare dentro del modulo di accesso. Va bene, dentro del dispositivo è la finestra che si può visualizzare tutti i dispositivi collegati al sistema. Importante. E tutti i terminali sono terminali che si collegano tramite alla comunicazione push. Che significa quello? Che il terminale, se il terminale, dentro del terminale, sta un'opzione che si chiama il cloud server. Dentro di quella opzione si deve impostare il terminale con l'IP e con la porta di comunicazione che abbiamo parlato prima nel caso. Quindi in questo caso il terminale si può aggiungere per manuale e per automatico. Va bene? Per manuale sempre si consiglia manuale. Ricerca in dispositivo, quando si fa una ricerca del dispositivo, il software in automatico ti dice che la porta di comunicazione corrente è la 8088. Bene? Quindi, che si deve fare? Si deve impostare il terminale. Prima si deve impostare il terminale come controllo di accessi, perché ci sono terminali che sono di presenza e controllo di accessi. Se tu hai un terminale che tu lo devi collegare al BioSecurity, se deve collegarlo come modo di accesso, va bene? Se fai la scelta di modo di accesso, se mette dentro l'opzione del cloud server e si imposta l'IP del PC server, che in questo caso l'IP del PC server è questa, la che dice 192.168.176 in questo caso. Si imposta l'IP del PC server e la porta di comunicazione è la porta 8088. Dopo di impostare quello, terminale importante con il parametro HTTP. Questo software è di protocollo di comunicazione HTTP, quindi si deve disabilitare HTTPS. Va bene? E in automatico si fa una ricerca e in automatico il software ti va a trovare tutti i dispositivi che stanno collegati. In questo caso abbiamo una controller che si chiama l'Envio Pro, che sta con quella, vedi l'indirizzo del PC server, lo che abbiamo parlato, e si aggiunge. Se in questo aggiunge tu puoi dentro come una controller mettere il nome, esempio, quello è l'IP, tu fai la verifica se è l'IP della PC server, la porta serve, se può mettere una password di comunicazione in questo caso, e dopo se può visualizzare una cosa che si chiama l'area. Se tu hai creato tanti area, tu puoi mettere l'area di questo terminale. E dopo vediamo una cosa che si chiama aggiunge libero, quello è importante. Per default abbiamo un livello che si chiama principale. Quello principale è un livello che ha accesso per tutti e per 24 ore, va bene? Quindi, se tu metti quello terminale a livello principale, tutte le persone che stanno dentro di quello livello, quella persona si invia a quello terminale, va bene? Quello è un esempio, va bene? In questo caso abbiamo un esempio in questa controller collegata al nostro sistema, quindi in automatico ti dice che verrà, sempre ti dice che verrà rinviato dentro la controller, va bene? Perché se tu collega StickPay, ProPay, altro dispositivo di controllo di accesso, quello sistema non ti dà il rinvio, quello è per la controller, va bene? Chiudiamo quello. Facciamo un aggiornamento e in automatico si deve visualizzare la controller che abbiamo aggiunto qui, va bene? Aspetta che un momento che ho visto che ho cambiato l'IP della controller perché era 76, va bene? Quindi abbiamo fatto... Vedi, importante che ho messo 78 e l'IP del PC server è 76.
Metíamos 76 aquí. O tanto. Y metíamos aquí estos dispositivos que se llama test. ¿Ven? Y metíamos los hilos principales y veíamos. Aquí dentro de las opciones está la opción de cancelar tu utilidad. Y cuando te cancela tu utilidad, se bisogna te cancelar el dati. ¿Ven? Se no bisogna cancelar el dati. Quello, si tu hai un terminale, va bene, quindi non lo so perché no, può essere che hai un problema con quella controlla, va bene? O a una password, quello è importante. Quella controlla sta a un indirizzo che non è di quello PC server, di questo PC, quindi può essere che quella controlla ha una password e quella non è una controlla, perché così adesso vedono che è una controller che abbiamo collegata a un altro... Nella stessa rete, però un altro PC, va bene? Quello è importante. Poi vedi che stanno così, può essere che ha una parte, va bene. Eppure se può aggiungere terminale di una maniera manuale, va bene? Quella è la finestra per aggiungere terminale di una forma manuale. Quello è principalmente per dispositivo standalone. In Zcapateco abbiamo dispositivo standalone e push, va bene? Quindi tu puoi aggiungere un dispositivo push manuale, però sempre si consiglia, se il dispositivo è push, farlo nella forma in automatica. Se è standalone, si fa in una forma manuale. Se mette il nome del dispositivo, se deve sapere l'IP, se mette la porta di comunicazione, abbiamo una porta di comunicazione dei terminali Zcapateco che è la porta 4370, va bene? E mettiamo il tipo di pannello di controllo, il nome e il libro. Quella è la forma manuale. Va bene, dentro al dispositivo possiamo vedere lo che si chiama la entrata e uscita ausiliare o te dice in questa opzione tu puoi come si chiama? Tu puoi configurare tutte le entrate e le uscite ausiliare. Dentro il biosecurity tu puoi collegare come entrata un lettore che può essere per Wigan, per essere per protocollo di comunicazione RS485. Puoi collegare quello per entrata, per uscita puoi collegare un'uscita ausiliare di una luce, per, dopo di un'allarma tu puoi avere una uscita di una luce o un'uscita di un, come si chiama, di una bells, tutto lo che bisognata dentro di un sistema di controllo, va bene? In questa forma se può configurare l'entrata e uscita che può avviene da un reader o no, va bene? Dopo vediamo qui dentro della porta, va bene, se ha fatto ho visto, il sistema ha fatto ha aggiunto la controllo. Vedono qui che la controllo si è aggiunto dentro il biosecurity, va bene? Importante, si è aggiunto. Quindi è importante qui il sistema ti visualizza la versione del firmware, ti visualizza il tipo di registrazione, ti visualizza le operazioni, ti visualizza tutto questo, va bene? Quindi dentro di questa opzione del dispositivo si può visualizzare il controllo del dispositivo, si può aggiornare il firmware, però quello è una cosa. Per aggiornare un firmware si deve chiedere prima al supporto tecnico se bisognato un aggiornamento di firmware e qual è la ragione di aggiornare il firmware. E quello è importante, va bene? Perché ci sono tante persone che dicono, va bene, bisogna aggiornare il firmware. Però perché? Qual è l'opzione? No, perché ci sono alcuni parametri che va bene. Quindi quello si deve analizzare, va bene? Dopo vediamo qui lo di sincronizzare la ora. Tu puoi sincronizzare la ora con il PC server o se può sincronizzare il UTC. Vedi che tu puoi, dentro del tuo sistema, tu puoi avere terminali
en diferentes países del mundo. Pues lo importante es saberlo. Quindi, si tú lo puedes ver, no lo sé, en China, en Japón, en todo el mundo, en todo el mundo, ¿ok? Se, aquí dentro del control del dispositivo, se puede habilitar, deshabilitar, se puede sincronizar tu utilidad, su dispositivo, pues lo es que cuando el dispositivo está colgado al sistema, es importante que dentro de push, dentro de la comunicación de push, cuando colega el dispositivo, el dispositivo al colgarlo al biosistema, en automático se para las transmisiones de los datos registrados del software al terminal. Y todo lo que se registra del terminal se envía al software. Pues una comunicación es uno a uno. Por eso es importante saberlo. ¿Ven? Quindi, se puede reenviar el dispositivo, se puede habilitar, se puede sintonizar en caso de que tú dices, guarda, con esta control no ha puesto utente que ho creado con el Biosecurity. Alcune volte, per la connessione, se è caduta la connessione, io sempre consiglio, fai una sincronizzazione prima di tutti i dati, quello si invia, tutta la sincronizzazione, se puoi visualizzare la finestra di sincronizzazione dei dati, dove se puoi visualizzare che ti sincronizza l'autorità di accesso, il collegamento, l'apertura della porta, tutto quello, va bene? Quello è dentro del modulo del controllo del dispositivo, va bene? Pure dentro del dispositivo se puoi visualizzare tutta l'informazione del dispositivo. Il modulo dispositivo ti controlla tutto lo del dispositivo. Puoi visualizzare la capacità del dispositivo, ci sono alcuni problemi di che, guarda, ho fatto tante timbrature, ho fatto tanti accessi, ho fatto tante uscite con la control e non la vedo il Biosecurity. Io sempre consiglio, va bene, perché non la vedi, lo metti così, ottiene transazione e quello è, seleziona il dispositivo e quello ottiene tutte le transazioni e le invia al Biosecurity, va bene? Mette tutte le transazioni nuove o tutte le transazioni dal control al Biosecurity. Che altra cosa possiamo visualizzare qui? Dentro al dispositivo vediamo lo della la porta, va bene? Questa control è una control di due porte, quindi dentro del modulo di porta si può visualizzare che ci sono due porte, va bene? Ci sono due porte che si chiamano test, in questa porta, ogni porta tu la puoi configurare come volete, quindi tu puoi configurare la modalità di verifica, che sia per carta, password, per identificazione automatica, quello è una cosa che si può configurare. Si può configurare il formato di Wigan, Wigan 26, tutto il formato che lavora la controller, va bene? Il tipo di sensore, se fa un certo tipo di sensore, se puoi mettere un fuso orario, questo è importante perché ci sono tanti sistemi di accessi che hanno differenti orari di accessi, va bene? Puoi avere un orario di accesso di 24 ore, puoi avere un orario di lunedì a venerdì, dalle 8 fino alle 6 p.m. Quello è una cosa che tu la puoi configurare dentro del sistema. Va bene? Dopo vediamo la parte del lettore, questi sono tutti i lettori che si collega dentro la control, il sistema, puoi visualizzare. E visualizzare tutte le controlle di ingresso, di uscita, tu lo puoi configurare dentro del sistema. Bene. Lo che abbiamo parlato di ora legale, questa ora legale è la ora principalmente della ora di estate, va bene? In Europa sempre se parla del cambio di, come si chiama, della ora di estate, che in marzo inizia la ora d'estate qui in Europa, no? E dopo ottobre finisce quella ora. Quindi in questo modo si può configurare la ora d'estate, va bene? Quello ti dice che ora d'inizio, seconda domenica, e la ora di fine, novembre, prima domenica, però quello non si può modificare, va bene? Dentro del nuovo si può fare uno nuovo, y quello se asegna al terminal que se bisogna quel horario de estar. ¿Vale? Ok.
Facciamo un'altra cosa perché ci sono tante cose che al biosecurity va bene. Quindi, monitoraggio dispositivo. In questo monitoraggio dispositivo si può visualizzare tutti gli eventi che si presentano dentro del terminale. Evento di disconnessione, evento di allarma, tutto quello. Tutto si può visualizzare. Va bene? Monitoraggio in tempo reale. Il monitoraggio in tempo reale si può visualizzare che la controlla è una controlla di due porte, quindi si può visualizzare due porte. Quello è un monitoraggio in tempo reale, quindi si può creare un utente come un utente di sicurezza, un'azienda, un utente amministratore, un utente. Tu puoi creare tanti utenti dentro del biosecurity, va bene? Tu puoi creare un utente amministratore che crea tutta la configurazione del biosecurity, però può creare un utente che solo va a visualizzare gli eventi in tempo reale. Quindi in tempo reale qui ogni evento che fa in tempo reale se va a visualizzare la ora, se visualizza la descrizione dell'evento, il numero di carta, la persona, eppure se visualizza in automatico una foto, se il terminale è un terminale di foto, va bene, un terminale di biometrico, di facciale, se fa una foto e se visualizza la foto, va bene. Per creare utente, se può creare l'utente, se crea dentro del modulo del sistema. Adesso parlo una cosa e adesso parlo l'altra cosa, così vanno a capire piano piano le cose, va bene? Dentro del sistema si può creare le parti degli utenti per accedere al biosecurity, va bene? Esempio, gestione d'autorità, in questa parte si può creare tutti gli utenti che tu bisogna, che bisogna di visualizzazione. Esempio, l'amministratore ha un utente super utente, quello ha la configurazione, quello lo che abbiamo parlato prima, che si deve mettere qui un'email, che con questo email si può registrare un'impronta, il amministratore qui può amministrare registrare un'impronta. Quindi dentro qui si mette l'email, in questo email, se è un email registrato che quando la persona dimentica la password, quello si invia un'email, quello fa una recuperazione. E dentro del sistema si può qui creare ogni utente che bisogna. Si può creare un utente che si chiama el utente de, ¿cómo se llama? La persona que, ¿cómo se llama? Un supervisor, ¿ok? Se mete una password, se mete el ruolo, en puesto caso, per default, el software de dependiente, de adepto al monitoraggio, que es la persona solo del monitoraggio, adepto a la entrada. Se tu bisogna altro ruolo dentro del ruolo, qui si può creare tutto il ruolo del tuo sistema. Bene? E qui si può fare la scelta di tutte le opzioni di quello ruolo. Quello ruolo è un ruolo solo di visualizzare, solo di monitor, solo monitor. Mettiamo il codice, che il codice può essere 25, un numero che non deve essere dentro del sistema, monitor. E qui tu selezioni che deve solo visualizzare nella parte di accesso, solo vai a visualizzare, un esempio veloce, solo vai a visualizzare la parte di monitoraggio reale, in tempo reale, va bene? Solo in tempo reale. Puoi visualizzare monitoraggio di allarma, solo quello. Quindi questo è un ruolo, lo puoi mettere un codice 25, o lo puoi mettere un nome che è monitor, come voi, va bene? In questo caso possiamo fare la modifica, possiamo mettere lo che tu bisogna. Quello ruolo si chiama monitor, ok? Monitor. Quello monitor. Quindi quando tu crea l'utente, di quello che te mettiamo un nome, non lo so, sicurezza, mettiamo una password, di quella mettiamo una password e dopo tu vedi che ci sta il ruolo nuovo che abbiamo creato che si chiama monitor. Va bene? Mettiamo qui.
una password. Y fallamos. Siempre un email, el nombre, pues fallamos, ¿no? Que en automático es una persona de seguridad. Bueno, quindi, questa è una cosa se bisognate utenti per accedere al biosecurity. Continuiamo perché quello dentro del modulo di accesso. Okay? Dentro del modulo di accesso vediamo il monitoraggio in tempo reale. Bene. Dopo vediamo il controllo di accessi. Ci sono opzioni a controllo di accessi. Esempio, fusionari. Quello è lo che abbiamo parlato. Qui, in questa opzione, si può configurare tutti la regola di orario per accedere al sistema. Bene, tutto, se puoi con del lunedì, martedì, quali sono il tempo di accedere al sistema, quello è. Va bene? Continuiamo un po' la presentazione, che con la presentazione si spiega bene, questo lo abbiamo parlato, lo di diversa verifica, va bene? Altre cose, la gestione della carta lo abbiamo parlato, che è biosecurity compatibile con differenti formati di carta proxy, va bene? Queste sono le carte che sono compatibili, va bene? O che supporta il biosecurity da nostra fabbrica, va bene? Però importante, questa che tu vedi, se vedono qui, se devono analizzare lo che abbiamo parlato. Dopo abbiamo parlato di aggiungere il livello, qui si aggiunge ogni livello, si può aggiungere a ogni persona, va bene? Dopo vediamo lo dell'area, perché il modulo di presenza dipende dall'area, va bene? Abbiamo parlato del parametro di controllo di accessore, modulo di persone, ok, importante, il modulo di persona supporta la foto del personale tramite l'applicazione, va bene? Una persona si può registrare con l'applicazione, abbiamo un'applicazione di biosecurity per Android e per iOS, ok? Quindi che la persona si può registrare, può fare una foto e si può registrare tramite l'applicazione. Va bene, quindi si dice, segnala e supporta l'applicazione iOS e Android, va bene? Ci sono qui dentro l'applicazione del telefonino. Se può visualizzare il registro di accessi, se può visualizzare se è amministratore, se può aprire una porta e chiudere una porta. Va bene? Continuiamo. Controllo dell'accesso. Dove stiamo? Va bene? Abbiamo parlato che dentro il controllo dell'accesso possiamo avere lo che si chiama il linkage. Possiamo avere collegamento del linkage. Va bene? Possiamo avere quello lì, collegamento etico, che se ha una persona che non verifica che questa persona non è corretta dentro del sistema, per favore inviare un email, per favore inviare un video, per favore attivare una uscita ausiliare, va bene? Quello di come si chiama, il global linkage o global link, quello se fa in funzioni avanzate, va bene? Che si chiama collegamento global. Dentro del collegamento globale, in questa opzione, se può creare tante opzioni di eventi di allarme, che si può inviare email, si può inviare messaggi vocali, si può attivare uscita, va bene? Esempio, si dice, come un esempio, uso orario non valido. Proviamo con un esempio, va bene? E tu dici, quello viene da un punto di ingresso che è questa porta. Viene della porta che si chiama, perché ci sono due porte, E dopo dice, viene da questa porta, tu le puoi dire, tu le puoi dire attivare un'uscita ausiliare che viene di questa. Tu puoi dire attiva, di questa porta attiva, un uscito auxiliare di questa puerta. Y quella te activa esta uscita accesoria, va bene, de la control, un ejemplo, va bene. Te dice, si la persona está dentro de un fuso horario no válido, pues la persona no va a acceder, pero en un automático el sistema te dice, activa la uscita, te crea una luce, no lo so, depende, o envía un email. E qui tu puoi mettere l'email dove si invia l'evento o invia un messaggio vocale, va bene? Così
son los colegamentos de Lindwitz, ¿vale? Qui tú puedes decir, si quella persona no puede accedere, per favore, chiudeme quella porta, apreme o blocca la porta. ¿Vale? ¿Cuáles son todas las cosas que se pueden hacer dentro de un colegamento? Va bene, dopo vediamo dentro del control de acceso, abbiamo lo de occupancy control, qué persona ci está dentro. Abbiamo parlato dei due modi di aggiungere un dispositivo ma, a manuale, in automatico. Abbiamo parlato del fuso orario. Abbiamo parlato dell'ausiliare input e output, ok? Dopo abbiamo visto lo del monitoraggio in tempo reale, che sono tutte le porte che si può visualizzare dentro del sistema. Blocco remoto, e questo è importante, va bene? Dentro del blocco remoto tu puoi attivare, tu puoi chiudere e aprire una porta. Quindi dentro del monitoraggio, che è il monitoraggio in tempo reale, qui si può fare un'apertura a distanza, una chiusura, si può abilitare il fuso orario, si può fare tante cose. Bene? Ok, questo dice il blocco remoto, però quello deve essere l'amministratore o la persona che ha il privilegio. Dopo vediamo qui l'esportazione. Dentro del controllo di accesso si può fare esportazione automatica delle transazioni, va bene? Dentro del modulo di parametro, visualizziamo qui, dentro del modulo di parametro, qui rapporti, dentro di qua, in quei rapporti, si può visualizzare tutte le transazioni, tutti gli eventi di cessione, va bene? Dentro di, vediamo dentro di, ci sta la parte dentro di access control, no? Che sta la parte dei parametri, si può configurare tutte le come tu bisogna quello rapporto che si può inviare per giorno e per mese, va bene? Tutte le transazioni di accesso, va bene? Adesso vediamo un attimo così, dentro di funzione, controllo di occupazione, quello controllo di accessi, e sta dentro del parametro. Quindi dentro del parametro si può fare esportazione in automatico, va bene? Continuiamo. Esportazione automatica della transazione per giorno e per mese. Dopo vediamo qui che dentro del modulo di accesso si possono creare diverse regole di gruppo o dipartimento, va bene? Esempio, l'amministratore può quindi fare una regola personalizzata al reparto di vendita per ignorare il loro controllo di tempo, di uscita, di tabelle anticipate, causa le visite al cliente, va bene? Quelle sono regole che si può fare dentro del gruppo o dipartimento, gruppo e dipartimento, va bene? Dopo vediamo dentro il mismo modulo di controllo di accesso, vediamo che il biosecurity è estremamente flessibile. Consentendo all'amministratore di programmare ferie, mese, giornata, lo che abbiamo parlato, di programmare fuso orario, di programmare giorni di ferie, tutto quello. Abbiamo parlato del collegamento globale, che ci sono livello del processo di allerta, dove si può attivare una uscita ausiliare, un video, un'email notificazione, un messaggio vocale. Va bene? Dopo il modulo dentro del controllo di accesso sta il modulo che si chiama anti-password, va bene? Con il biosecurity si può configurare l'anti-password. L'anti-password è progettato per impedire al personale autorizzato e non autorizzato di entrare e uscire a un'area senza presentare la credenziale. Va bene? Esempio, in questa immagine vediamo due persone. La persona in nero è una persona autorizzata per entrare in questa area. Va bene? Quindi questa persona può entrare e uscire. Però questa persona in rosso, vedono che questa persona va a entrare con la persona insieme. Però dopo questa persona non può uscire.
Perché? Perché non può uscire? Perché la persona non ha fatto l'entrata. Quindi si può fare un antipassba tramite le due controller, tramite lo reader. Facciamo un esempio. Va bene? Lo mettiamo dentro di antipassba. Facciamo un esempio a duo e quello ti dice di mettere il dispositivo che sta collegato, va bene? E dopo ti dice la regola antipasma, ti dice tra il lettore del door test 1, test 2, va bene? O tramite del lettore di porta. Quello dipende dalla configurazione che volete, va bene? Tu dici tra il lettore della porta test 1, dobbiamo avere un lettore d'entrata o un lettore d'uscita. Quindi se la persona fa l'entrata, può uccidere, se la persona non fa l'entrata non può uccidere, quello è l'antipasto, va bene? Continuiamo, facciamo di nuovo un'altra cosa, abbiamo dentro il modulo del controllo di accesso lo che si chiama globale interlock, questa funzione è una funzione avanzata, ok? Che è una funzione avanzata dove è progettato per impedire al personale o visitatore aprire più di una porta alla volta. Quindi l'interlock ti permette, prima apri una porta, dopo di chiudere quella porta, si può aprire una seconda porta. Bene? Quella opzione si può visualizzare in questa opzione che si chiama dentro di funzioni avanzate, si chiama interblocco globale. Bene? Dentro de, mettiamo aquí test, interblocco manuale, se mette il gruppo delle persone e qui se puoi configurare tutti la opzione dell'interblocco globale. Dentro di de funzioni avanzate, se possono visualizzare una cosa che si chiama key e l'interno. Bene, questo è lo che è la cosa di Occupas y Control, va bene? In Biosecurity te crea l'opzione di disponibilità di persona dentro un'area che se tu hai un limite di persona, questo limite, se hai un limite di 20 persone, esempio, quando viene la persona 21, questa persona non può accedere. Perché ha lo che si chiama il controllo di persone. Quindi l'opzione di interlock, quella è l'opzione che abbiamo parlato, chi è dentro, con questa opzione l'amministratore possono verificare quante persone rimangono in una specifica area, stanza, con informazioni personali dettagliate a tempo di accesso. Quindi in questa opzione si può vedere che persona sta dentro. E se crea tanti aria e se può visualizzare quali sono le persone che stanno in ogni area. Abbiamo parlato del Occupas in Control, permette all'amministrazione di limitare il numero di persone in un spazio limitato. Esempio, se una stanza è riservata per 10 persone, il sistema può essere programmato per accettare solo 10 credenziali autorizzate. Quando una persona esce, un altro può entrare. Va bene? Questo si può visualizzare in questo, così si chiama controllo di occupazione. Tu metti qui, metti il nome, esempio, ufficio. Deve creare la zona, va bene, si deve creare la zona e la capacità. Facciamo un esempio veloce. Mettiamo esempio una zona che si chiama il codice della zona 2, mettiamo una zona che si chiama la zona A, ok? Quella zona A devono avere solo 10 persone. Quindi mettiamo qui il nome, ufficio tecnico, mettiamo la zona A, capacità 10 e possiamo mettere un minimo di persone, va bene? A cui se mette. Importante, dentro del sistema de los terminales TD, que son los Profile y el FP6, habíamos una versión custom del Biosecurity per fare lo di la Counting People. La Counting People es una solución
que está vinculada al biosecurity, pero es una solución customizada, ¿vale? Que elabora con tútiles terminales de temperatura que son OPROFE y STIFFE, ¿vale? Quindi, con questo controllo di persona si può visualizzare la capacità massima che può avere dentro un'area. E chi sta dentro? Ogni persona che fa la verifica si può visualizzare tutta l'informazione della persona. Va bene, dentro del modulo di controllo di accesso abbiamo un modulo che si chiama IMAP, che permette a tutti gli amministratori di avere una visione chiara, precisa di tutti i punti di vendita. Va bene? Come abbiamo, il ZK Biosecurity supporta tutti i lettori Green Label, standalone, va bene? Lo che abbiamo parlato è che se ci sono terminali per push e standalone. Quindi tutto il dispositivo standalone Green Label del ZKTeco è compatibile con il Biosecurity. Dalla nostra piattaforma ci sta una lista di tutti i terminali compatibili con il Biosecurity, va bene? Importante sempre visualizzare quella lista e visualizzare quali sono i dispositivi disponibili. Però tutti i Green Label sono disponibili con il ZK Biosecurity. Il Pro Bio, il In Bio, tutto quello che sono compatibili. Rapporto, come abbiamo visto, che dentro l'applicazione del telefonino si può avere un rapporto di tutti, qui si può vedere un rapporto di tutti gli accessi, va bene, che si fa in un sistema. Quindi se io sono amministratore di quello Biosecurity o sono una persona che ha privilegio di visualizzare tramite l'applicazione, puoi visualizzare tutti gli eventi di controllo di accessi. Impostazione pratica un sistema di controllo, possiamo visualizzare qui un sistema di controllo, possiamo visualizzare un PC server, va bene? Possiamo visualizzare che il PC server sta collegato a un lettore di fingerprint per registrare impronta. Dopo vediamo una Envio Pro collegata al Biosecurity, va bene? E un fingerprint, va bene? Un fingerprint che sta collegato all'Envio. Dentro del Biosecurity abbiamo un modulo che si chiama Time Attendance, tempo di presenza. Tutte le persone amministratore possono gestire un modulo di Time Attendance. Quello adesso lo vediamo e lo spieghiamo un po'. Bene, quello modulo di presenza. Importante, la persona si ha il modulo, si ha una licenza, guarda, se la persona compra una licenza solo di controllo di accesso, di punto di accesso e se avete bisogno di time attendance, devono chiedere dentro la licenza il modulo di time attendance. Quindi il modulo di time attendance si può visualizzare che sta per area, per persona, per dispositivo. Va bene. Una controller può avere punto di presenza? Sì, si può avere, la controller si collega dentro del modulo di accesso. E dopo se deve inserire, se deve, inser se deve aggiungere come punto di presenza quella controller. Okay? In questo caso io metto test, nome e metto il modulo del dispositivo controllo di accessi, metto l'area, adesso non abbiamo area creata, però un'area default, e dopo tu puoi visualizzare che porta se bisogna come punto di presenza. In questo caso io ho bisogno che la porta 1 può essere il punto di presenza. Va bene? Quindi in questo modulo in questo modo, se tutte le transazioni che passano per il controller, se puoi visualizzare dentro le transazioni, qui se puoi visualizzare tutte le transazioni che vengono dal controller, bene? Come punto di presenza. Dentro del modulo di presenza, che possiamo, lo che abbiamo parlato, un punto di presenza. Il modulo di presenza puoi programmare turni flessibili, puoi programmare a calendario, puoi programmare pausa, la gestione dei flussi, quella gestione dei flussi, questo è di tutte le richieste che fanno le persone che devono essere approvate
pero un general macuelo es como el nivel de aprobaciones dentro del sistema. Quindi yo soy un técnico que faccio una richiesta a mi manager, el manager debe aprobar esa richiesta, così. Quello tutto è il livello dei flussi, del livello di richieste che passano per ogni persona. Dentro del modulo, come abbiamo parlato, si può programmare il gruppo flessibile, multisede, si può visualizzare il biosecurity in differenti sedi. Altra cosa, il time attendance si può unire con la gestione delle risorse umane, va bene? Se puoi programmare turni flessibili, se puoi fare modifica. E quindi è un modulo, è il modulo di time attendance, come si può visualizzare qui, è un modulo semplice, va bene? In relazione al BioTime Age, ok? Importante che il biosecurity è esclusivo per il sistema del controllo di accesso che ha un modulo di presenza un po', che è un modulo di presenza che ha tanti parametri, però ci sono alcune opzioni che si vedono dentro del BioTime 8 che non si vedono qui perché il BioTime 8 è esclusivo di presenza, che dopo lo parliamo la settimana prossima, parlo del BioTime 8, va bene? Quindi, importante, dentro del modulo di presenza, se devono creare sempre la pausa, se hai la pausa, se no, no. Se devono creare lo che si chiama timetable. Timetable viene essere orario di lavoro. E dentro la regola di presenza del biosecurity si deve creare due cose importanti. Orario di lavoro, turno e dopo si deve creare lo che si chiama il schedule o il calendario. Va bene, se puoi creare il calendario per gruppo, per dipartimento, per personale, impostare per temporaneo, non programmato, quello è importante. Va bene, però è importante fare un calendario per gruppo, per dipartimento, perché cioè deve fare la scelta di che calendario si deve usare, per gruppo, per dipartimento, per personale. Dopo, va bene, dentro del modulo di presenza. Sta per aria, se può fare lo del rapporto, va bene? Che l'amministratore può ricevere il rapporto per ogni giorno, mensile, statistica mensile, rapporto di riparto, tutto quello, va bene? E quello supporta la generazione automatica del report con formato e campo personalizzato, va bene? Vediamo un po'. Dentro di processo alla mia applicazione ci sta la parte del rapporto anormale di lavoro, se puoi vedere il rapporto, se può esportare quello rapporto con il formato che bisognate, per Excel, per PDF, CSV, TXTV, tutto quello. Bene? Dopo vediamo. Il modulo di OT è importante, questa versione che abbiamo installato è la versione recente che è la V5000, lo che abbiamo parlato prima, sta la versione 3.2.1 che è la versione prima di questa, che questa è il modulo OT, va bene? Però adesso spiego un po' il modulo OT perché ci sono clienti che lavorano con quello modulo. Con questo modulo è un modulo per configurare un hotel. Se puoi visualizzare lo del check-in, lo del check-out di alcuna serratura, va bene? Ci sono serrature offline, adesso abbiamo serratura online, va bene? Quindi con gestione di hotel permette la gestione di serratura offline e integrazione con lettore OCR di documento, visualizzazione in tempo reale all'estato della camera, gestione della carta smarrita. Interazione con il controllo di accesso dell'ascensore, gestione del controllo, sono le applicazioni dell'hotel. Controllo di ascensore. Dentro del biosecurity abbiamo un modulo che si chiama il modulo di ascensore. Il modulo ascensore, vediamo qui, con questo modulo è per controllare tutto, come si chiama? Per controllare tutto.
Tutto lo del livello di accesso di accessori. Bene. Il control, dentro il controllo di ascensore se puoi controllare ascensore online o offline, ok? Se puoi creare global linkage, se puoi creare fusos horarios per operaciones dentro del ascensore. Bene. Controllo di ascensore, supporto massimo a 58 piani. Bene. Quello, il dispositivo che si usa per collegarlo al biosecurity di ascensore è il H10, che queste sono le estensioni per estendere i piani di los ascensori. Se puoi controllare per linkage, vediamo qui se puoi creare una fascia oraria, esempio, in questo esempio se puoi visualizzare che hai un orario delle 9 p.m. fino alle 7 a.m. in the morning, ok? Quindi che significa quello? Che quello ascensore, quello funziona con quello orario. Quindi la persona che fa l'ingresso alle 9 e mezza, poi come si chiama? Come dice quello? Quello dice, se il controllo ascensore è impostato per smettere di funzionare verso lato tra le 21 o alla 7, le persone non autorizzate. Che significa quello? Questo è un orario. L'ascensore è abilitato per tutte le persone, però sono solo abilitato dalle 9 alle 7 per le persone autorizzate. La persona autorizzata, si fa un accesso alle 9 e mezza, la persona può salire, può andare giù e può andare su con l'ascensore. Però se la persona non autorizzata non può ni andare al come si chiama al piani ni andare giù ni andare su, non può farlo perché non è autorizzata, è un fuso orario per persone autorizzate. Quindi quello ascensore funziona con solo la persona autorizzata, come l'esempio, ve? Mettere il funzionale per andare verso il lato tra le 21 e le 7. Le persone non autorizzate potranno solo andare verso il basso, anche con le carte di accesso al piano, solo va al basso. Bene. Controllo di accesso, abbiamo parlato che si può controllare per modo offline e modo online. Bene. Online, tutte le transazioni di accesso sono memorizzate localmente nel controllo dell'ascensore, va bene? Nel controllo. E si bisogna caricare sul server di backend, va bene? Dopo vediamo offline, importante, possono essere letti con attuale MyFair che non richiede TCP, va bene? Quello è dentro il mismo sistema, dentro lo stesso sistema c'è sta quell'opzione. Ok, vediamo che il controllo di ascensore lavorano con lo di visitor, va bene? Con il modulo del visitor, insieme con lo del visitor e con lo di se può creare le persone di visitatore, la persona visitatore può accedere all'hotel tramite il biosecurity e può accedere all'ascensore. Come dice qui, l'impostazione del diritto di accesso per il modulo hotel and visitor, gli amministratori possono impostare il diritto di accesso individuale a diversi piani e porta per massimizzare il livello di sicurezza per diverse applicazioni. Esempio, l'ospite dell'hotel può accedere solo al proprio piano, va bene? Quindi se la persona che tu crea dentro l'hotel, quella solo può accedere al piano 2, un esempio, quella persona poi con l'ascensore mette la carta e quella carta va al piano 2. Quello è un esempio. Vediamo qui il modulo visitatore. Il modulo visitatore è un modulo molto semplice, è un modulo per fare il registro di ingresso, di uscita, le persone di cattura istantanea, statistica, quantità di visitatori, gestione della prenotazione, condivide informazione tra i siti di registrazione. Quindi, dentro del visitatore, quello è una cosa, come si chiama? Qui è importante, registrazione del visitatore. Questo è il modulo del visitatore, va bene? Questo è il modulo del visitatore, ¿cómo se llama? Cuando dice nuevo puesto de registración, esto es el puesto de donde se registra la persona. Quindi puede ser el PC server o
Ejemplo, en este caso, me quiere que yo debo registrar el pichí. A eso estamos estudiando, ¿no? A eso estamos pasando las formaciones. Quindi, ¿se registra puesto pichí o se registra otro dispositivo compatible con, ¿cómo se llama? Compatible con el módulo de visitadores, ¿vale? Y se registra el pichí o el dispositivo compatible con visitadores y después de registrar, se puede registrar prever un apuntamiento, se puede registrar un apuntamiento, se puede meter le visitatore, tutto questo. Dopo vediamo dentro del visitatore, parliamo un po' di quello visitatore, quello se vede qui che il modulo visitatore sta un sistema di integrazione, va bene? Un sistema di integrazione dove tu puoi collegare l'estampante, puoi collegare la persona, tu puoi inviare un codice QR, va bene? Un codice QR alla persona. Quella persona si può registrare tramite di quello codice ti apre un'applicazione. Di quell'applicazione la persona può registrare su nome, può inviare una foto e invia questa richiesta alla persona che va a fare la visita, va bene? E la persona deve fare la conferma di quello visitatore. Per quello che alcune persone tu le invia il codice. Le dice, guarda, fai il registro, fammi l'appuntamento, io ti faccio la prova e in automatico quando la persona va all'azienda puoi accedere come si chiama? A tutto il sistema. Quindi queste sono tutte le cose che si possono fare dentro un registro visitatore. Si può fare per la telecamera, si può fare per il telefonino, se invia una notificazione di SMS dell'appuntamento. Se deve fare la conferma per fare l'accesso a tutte le persone. Modulo visitatore supporta la parte web, quello che abbiamo parlato, che ti inviano un codice QR, tu puoi fare il registro d'appuntamento per fare dopo l'approvazione. Parliamo visitor, il modulo visitor, importante che dentro del modulo visitatore supporta lo della foto, lo che abbiamo parlato, che tu puoi inviare una foto e quella foto che si invia, se io faccio la prova e confermo la prova di quella persona, la persona può avere l'accesso al sistema tramite del deepfake o tramite del fake chiosco, così. Puoi avere il limite, beh, lo che abbiamo parlato. Parliamo del modulo MTD, il modulo MTD o il modulo di temperatura, come si può visualizzare qui. El módulo para visualizar todos los eventos que vengono del terminal, como el Profile TD, el Steep Fake TD. ¿Va bien? Quindi es importante que dentro del terminal se debe impostar tantos parámetros. Ejemplo, se puede impostar el parámetro visualizar. Importante, dentro del dispositivo, cuando se colega un Steep Fake, un Profile, ci sono parametri che si chiama in configura che si chiama parametro estesi. Quello non supporta perché quello non ha controllo, però dentro di parametro estesi qui si può impostare lo che dice temperatura, limite di temperatura alta, accesso con no, 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 come si chiama? Accesso non autorizzato senza mascherina, persona non registrata. Abilitar o no abilitar, cuáles parámetros se pueden visualizar dentro del biosecurity que se puede impostar y cuáles se envía al Steep Fake o al Profile TD, ¿va bien? Quindi depende de la impostación del terminal, se puede visualizar en este módulo de temperatura, se puede visualizar la temperatura anormal, se puede visualizar las personas con no máscara, se puede visualizar lo del récord normal, que ci sono tante persone, se puoi visualizzare foto o no delle persone che hanno accesso tramite del terminale TV, va bene? Perfetto. E altra cosa che possiamo vedere nel pannello statiche,
Registro de temperatura Cresa, puesto es el registro de todo el evento que vengo a la terminal estival. ¿Ven? Programa de temperatura normales, puestos te crea un ¿cómo se llama? Tiquera tú y el registro de la persona de temperatura, de la persona de temperatura, ¿cómo se llama? La cronología de eventos, tu cuero. Tu cuero es la parte del módulo de temperatura, es un módulo de monitoreo en tiempo real. ¿Ven? Quindi, dentro, si la persona fa un scan del QR, va bene, importante quello. La persona, cuando fa lo del QR, que se envía el QR a la persona, el codice QR, la persona inserisce tutte le date, tutte le informazioni che de condizioni di persone e tutto, e quello si invia tramite del telefonino, va bene? Aspetta un attimo qui, poi si invia, il manager review vede tutto quello e fanno le check, va bene? Quello è lo del visitor, che l'abbiamo parlato, che dentro del visitor si invia il QR, la persona si registra, fa l'appuntamento, la persona crea un modello che dice sta bene la temperatura, fa la temperatura, mette una foto e quella persona può accedere, vede qui, no, fanno la segna, assegna il livello dei visitatori e fa l'accesso. Quello sono i terminali dentro il modulo PD, quelli sono i terminali che sono compatibili con quello modulo, va bene? Che è il Profile e l'SDF. Qui si vede una foto di come si visualizza quello modulo che abbiamo parlato. Questo modulo si visualizza le persone che sono con temperatura alta, le persone con temperatura normale, le persone senza mascherina. Ti permette di visualizzare tutti il registro delle come si chiama delle persone dentro il sistema. Si può visualizzare una statistica e lo che abbiamo parlato, questo è lo che abbiamo parlato, un attimo, lo che abbiamo parlato de los parametri che si possono visualizzare quando colleghi un profile, un stick fake. Quando colleghi un profile, un stick fake, si può visualizzare tutti i parametri che si può controllare tramite il biosecurity, va bene? Tu puoi dire abilitare temperatura con la luce infrarosso, sì. Accesso negato con temperatura alta, sì. Qual è la temperatura alta? Quando ha una temperatura alta, crea un'allarme. Se mette 37,5, dipende, ok? Secondo il sistema, la unità della temperatura, abilitare la mascherina, accesso negato senza mascherina, quello di permettere persona non registrata significa che dentro il biosecurity, lo che abbiamo parlato, sta il modulo personale. Quello modulo personale ci sono tutte le persone che si registrano. Se il terminale sta come il profile del PicPay ha la funzione di abilitarsi a persona non registrata. Che significa quello? Che il dispositivo lavora con persona registrata dentro del sistema e persona non registrata. Quindi puoi venire, puoi accedere a una persona senza ID, senza nome, senza poi, però quella persona deve avere una temperatura normale, deve portare la mascherina e quella ti crea l'accesso. E dopo vediamo un parametro che si chiama lo di trigger external alarm. Quello è abilitare un'allarma esterna quando ha temperatura alta, quando non porta la mascherina, depende secondo alla condizione che si imposta il termine. Continuiamo e vediamo che proviamo un po' la presentazione. Un po' sta il modulo del parking del biosecurity, che sta il modulo del parking per lavorare con camera LPR, va bene? Per lo del place della macchina, va bene? E per gestire tutto quello del pago, il real time monitoring, LPR, va bene? Dopo vediamo il modulo patrol, che è quello della pattuglia. Va bene, che quello ti permette di configurare
Vale, te permite configurar lo que se llaman los checkpoints. Te permite configurar los checkpoints de como dice, el paso que debe hacer con la persona de seguridad, ¿no ven? Que debe para verificar del punto 1, 2, cosas, cuáles se pueden configurar dentro del sitio, ¿no ven? Cuáles son los puestos terminales, son los compatibles, pero con los módulos que se llaman el módulo patrón o módulo patrón. Luego veríamos el módulo CCTV, que cuál es el módulo de vídeo, de cámara, importante. Si son una lista de cámaras disponibles dentro de nuestra plataforma, está el elenco de la lista de todas las cámaras disponibles con el BioSecurity. Importante, hoy personas que van a colgar el BioSecurity a la cámara, se debe haber una licencia. Una licencia para la cámara, ¿lo ven? Si hay un problema, se debe controlar la licencia, debe haber licencia y se debe instalar dentro del BioSecurity. Está un link que se llama VMS, que es el link per la cámara o per vídeo, ¿vale? Y se debe haber la licencia per la cámara. Bueno, el compuesto módulo de CCTV o módulo de vídeo, puede haber un monitoreo en tiempo real, un playback, un recording, puede haber alarma trámite del linkage, que si hay una alarma, si hay una persona que te envía un email de una persona que no es reconocida, no es una persona dentro del sistema registrada, ve un ejemplo de cómo un vídeo de linkage importante en Omdia, y cuál lo elabora con Omdia, ¿vale? Compatible con cámaras de alta hacienda o terza party, va a ver cuáles son los branches disponibles o compatibles que son Fidvision, Dahua, Axi. Importante. Prima de colegar una cámara que no es de Zacapateco, se debe visualizar la lista del elenco y se debe analizar con soporte técnico si es compatible o no. ¿Va bien? Soporte con Omdia Protocol y registro de eventos de vídeo. Está un ejemplo de la cámara de reconocimiento de bultos faciales. ¿Va bien? Veríamos dopo veríamos lo del BioSecurity en la API. Pues esto es importante. El BioSecurity se puede colegar o se puede colegar con un otro software. ¿Va bien? Con un otro software que no es Zacapateco. Quindi tú puedes haber un BioSecurity que te crea tanti eventos, tanti dati, bisogna obtener quella información per tu software propio o tu software de integración. Se può fare tramite dell'API. Importante, se bisognate di API, se deve chiedere dentro la licenza, se deve chiedere il modulo di API, che quello è per fare la integrazione BioSecurity con software terzo. Bene, dentro la licenza deve stare inclusa quello modulo. Se può programmare l'applicazione, se può ottenere informazioni, va bene? Se può ottenere informazioni per integrarlo a un software di terza parte, per ottenere informazioni. Qui vediamo un'applicazione, un'interfaccia di programmazione con l'app, va bene? Che se può ottenere informazioni della temperatura, della mascherina, della foto, e quello si invia in questa foto, in questa picture, si può visualizzare, va bene? Che il BioSecurity envía a quello software terzo, invía información de fotos, de más, ¿va bien? Y de temperatura. Y va bien, adesso, ¿cómo se llama? Adesso habíamos finito con las formaciones, adesso leggo tutti i dubbi, tutte le domande che avete, e così vediamo se avete domande. Como he hablado prima, esta formación se está salvando, se está registrando, y esta formación se puede visualizar dentro de nuestra plataforma de Zacapateco de YouTube. Y en este vídeo se puede ver las presentaciones, se puede ver todo lo que habíamos hecho. ¿Vale? Ok, veamos la demanda, ¿vale? Así veamos.
Registrar el webinar, registrar todo el software en lengua italiana, sí, ese software está en lengua italiana, importante, cuesta la versión en italiano o instalado la versión en italiano. Quindi se può fare, può scaricare quella versione e possono fare prova, va bene, di quella versione in italiano che quella funziona bene. Mostrate come funziona l'applicazione. Guarda, dentro la formazione, dentro della presentazione, si può visualizzare come è l'applicazione, va bene? Adesso non ho un emulator per vedere l'applicazione tramite il telefonino, però con la presentazione. Giuseppe, se può vedere che se può vedere come si vede l'applicazione, va bene? Perché lo devo abilitare quando configuro il software? Perché lo devo abilitare? HTTPS quando configuro il software? Importante. Sì, guarda, sì, tu bisogna usare HTTPS, se può usare, va bene? Importante. Se può usare HTTPS e lo puoi abilitare, va bene? Però importante, ci sono alcune opzioni che non ti permette, alcune opzioni come come alcune volte l'applicazione, che non ti permette collegare alcune volte con l'applicazione perché ti crea errore, o sta l'opzione dell'HTTPS, tu devi, come si chiama, per ottenere informazioni per API, deve chiedere un certificato digitale o elettronico, che quello certificato si deve assegnare dentro del setup di security. Quindi l'HTTPS è encriptato, va bene? È informazione di sicurezza encriptata. Quindi se tu hai un'API e bisogna collegare l'API e quell'API con il biosecurity, per ottenere informazioni tu devi avere un certificato elettronico digitale che te lo crea come si chiama, la operatora che ti crea quello per assegnarlo dentro il biosecurity. Così con quello certificato puoi ottenere informazioni e puoi fare la trasmissione, va bene? Quello è principalmente per quello, per lo dell'API con il biosecurity. Però sì, può utilizzare HTTPS, puoi utilizzare HTTPS con il terminale, con tutto quello, puoi usare tante cose. Quello tu puoi, te puoi collegare fuori della sede del PC server, però devi importare l'IP, importante. Tu puoi avere un PC server in Roma e puoi avere tu sei in Milano, quindi tu puoi accedere al biosecurity a Roma, per importante mettere la porta di comunicazione del web server, la porta di tenere dentro della sicurezza o fare una regola di sicurezza dentro della rete, dentro del network. Perché quali sono le porte? La porta di comunicazione e la porta di terminale, va bene? Così la comunicazione si deve fare in diritto e non deve bloccare e deve fissare un IP o deve fissare un IP, deve creare un PC server che tu puoi accedere da fuori, va bene? Con l'HTTPS si può utilizzare, va bene? Però per fare l'API deve avere alcune cose di certificato. Il database del setup è compatibile. Dentro del biosecurity sta un'opzione che si chiama, vediamo un attimo, se quello lo che dice database bioaccess è, come si chiama, l'opzione di, come si chiama, migration database bioaccess to biosecurity. Si può, dentro del biosecurity sta una funzione che si chiama gestione di base, gestione di database, non è, va bene, gestione di database. Questo è importante saperlo, che questo si può pianificare la copia di sicurezza in automatico o si può fare nella parte, come si chiama, manuale, va bene? Dentro di lo che abbiamo visto, migrazione dei dati. Dentro di migrazione dei dati si può migrare i dati del BioAccess al BioSecurity, se può, è la possibilità, va bene? Quindi, quella versione dobbiamo controllarlo quello si deve controllare con supporto tecnico.
Cuela tú las migraciones de datos de un software a un otro, se debe hablar con soporte técnico, se debe meter la versión del BioAccess y la versión del BioSecurity que se va a hacer la migración. Si se puede, si es posible, pero se debe. Se lo debe hacer, lo debe hacer soporte técnico. La licencia perpetua, sí, cuando tú metes la licencia es perpetua y no la limita. ¿Se puede exportar en automático hoy un mes el reporte del time attendance? Sí, se puede exportar en automático hoy un mes, lo que habíamos hablado dentro de las presentaciones, están las opciones de parámetro de time attendance, ¿ok? Dentro de las opciones del parámetro, está por aquí, de eso lo veíamos, se puede exportar en automático el reporte de time attendance, ¿no ven? Y esto se puede hacer, de eso lo trobo, en mis aplicaciones, de eso lo veo, aquí, no sé si está aquí, espera un ratito, calculo el reporte, bueno, detalle de foro, asociaciones. Pero un átimo que esto está dentro de las funciones, procedimiento, reporte automático. Informaciones de base, está aquí la opción de reporte en automático de time attendance. Aquí se puede visualizar, va bien, las opciones dentro de informaciones de base, está lo que se llama dentro del módulo reporte automático. Y aquí se puede visualizar el reporte automático que se puede hacer per giorno. Per mes, ¿va bien? Se puede meter por giorno, per mes y el formato, la estructura. Veo que puedes decir en qué vídeo me es obligatorio usar el telecámara Zacapateco o puedes darlo. Lo que habíamos hablado que se puede utilizar otra telecámara, otra brands, pero dentro de la lista, dentro de la plataforma se puede visualizar cuál es la lista, ¿va bien? Que se deben visualizar la lista de modelos que son los compatibles. Si se puede estirar el vídeo de otras cámaras. En caso de emergencia grave, ¿Nibla asegura esa regla no deshabilitada? Va a venir, pues esto caso de cuesta demanda, en caso de emergencia grave, ¿Nibla asegura esa regla no deshabilitada? Quindi, si un caso de emergencia, en caso de emergencia, el libro de seguridad se puede deshabilitar, si se puede deshabilitar, ¿va bien? Si se puede deshabilitar, pues tú lo fai las configuraciones y tú puedes, lo puedes deshabilitar. ¿Va bien? Quindi, o sea, en una emergencia se puede meter dentro de. Espera un átimo. Veríamos aquí. Va a venir, quindi, si se puede deshabilitar el libro de un caso de emergencia, se puede, el libro de seguridad sí se puede deshabilitar. Pues se puede desactivar, lo puedes hacer de aquí, desactivar el bloque, y que la persona al privilegio de deshabilitarlo, a ver. Es pura, se puede hacer ¿cómo se llama? Un linkage, se puede hacer un linkage de desbloquear la puerta o de desbloquear la puerta, ¿va bien? Quindi se puede hacer un linkage, quello, se puede hacer con la persona de seguridad, desactiva bloque, ¿va bien? Que quello disabilita, ejemplo, si yo digo desactiva bloque, quella porta, meto aquí la password, que es la password de administradores, y quello mi, todo quello van estando aperto, ¿va bien? Todo está desactivado y la puerta está aperta. ¿Va bien? Quindi, se tú bisogna que la puerta se disabilita, pues lo se puede hacer a trámite del colegamiento global que mete en caso de emergencia, en caso de quella emergencia, de quel evento, quello te puede abrir la puerta y te la desactiva. ¿Va bien? Veamos una otra demanda. La presentación, ¿cuál está registrada?
Le API sono stata aggiornata. Le API, la documentazione, abbiamo documentazione dell'API e quella stanno aggiornate, va bene? In caso di problema con l'API, sì che, quindi se tu stai facendo una prova o hai la licenza dell'API e hai problema, errore, se crea un ticket a supporto tecnico, è così. Supporto tecnico te visualizza, te controlla l'errore dell'API, però sono aggiornato, va bene? Un eventuale schema, quello dice qui. È possibile avere PDF eventuale di schema riepilogativo di tutti i prodotti, quello è lo del PDF, lo schema dei prodotti compatibile a Zapateco. ¿Cómo se llama? Correcto como fotografía. ¿Es posible haber eventuales de esquema replay de tutti los? Va bene. Dentro la piattaforma abbiamo el elenco di tutti i prodotti del Zapateco disponibile o compatibile, va bene? Se ho un Vivaio Pro installato a Milano e il software a Roma, lo abbiamo parlato, l'IP pubblica dell'Vivaio Pro deve essere statico o può essere anche dinamico. Va bene, quello lo spiego bene. Questa domanda. Se ho un Vivaio Pro installato a Milano e il software a Roma, l'IP pubblica dell'Vivaio Pro deve essere statico o può essere anche dinamico? Va bene, questo è importante. Se tu hai un Vivaio Pro installato a un IP dinamico, il quale non ha problemi, va bene? Lo che è importante è che quella controller deve essere impostata con una IP fissa e con la porta corretta del biosecurity, va bene? Quindi la Envio puoi avere tanti IP, però dentro il cloud server dell'Envio Pro deve avere un'IP fissa del server e la porta del server. Questo è l'importante, va bene? Quello non ha problema. Caso di incendio in un hotel, se ti cambiano in italiano mentre il volo suona in inglese. Abbiamo la versione Bios in inglese, in italiano, va bene? Mentre il volo suona in inglese. Quindi questo lo dobbiamo controllare, va bene? Quindi lo possiamo controllare se il VIVAX sta quello VIVAX in italiano, quello de deve essere in sviluppo, perché quella versione del VIVAX che parli è una versione che è la prima versione del VIVAX in italiano. Quindi stiamo in sviluppo con altre versioni più avanzate, che corregge alcuni errori dentro il software, va bene? Ci sono alcuni moduli che sono in inglese, adesso stiamo lavorando per fare la correzione, per fare quello, va bene? Ah, la persona ha detto biosecurity, va bene, adesso il biosecurity sta in italiano. Questa è una versione che abbiamo, una versione nuova, quindi adesso stiamo in sviluppo del fare mi del miglioramento in questa versione, va bene? Quindi, però adesso questa funziona bene, adesso stiamo lavorando di migliorare. In caso di incendio in un hotel, va bene, questa domanda no. In caso di incendio in un hotel, quella domanda no. In caso di incendio in un hotel, che se puoi visualizzare l'incendio, no. Quindi no. Quindi quello non lo so qual è questa domanda che dice il cliente. In caso di incendio in un hotel, che se puoi visualizzare l'allarma, no. Guarda, quindi il modulo d'hotel è un modulo praticamente di gestione, va bene? È riferito all'emergenza. Ah, va bene, all'emergenza di che si può disabilitare in caso di emergenza. Quindi il modulo di hotel è importante, è un modulo di gestione della carta dell'hotel. Quindi adesso come ho installato la versione B5000 non ha il modulo di hotel, va bene? Quindi il modulo hotel è un modulo di gestione di carta, è un modulo della gestione dell'hotel in generale, va bene? Quindi per disabilitare quello tu lo puoi fare con l'ascensore, come tu hai un livello di accesso, quando tu crea come si chiama? Dentro il collegamento, dentro la funzione che si chiama collegamento global, tu metti un'allarma che venga
que venga, o esta alarma puede ser una alarma de incendio, que puede ser una, que cuesta alarma, cuesta entrada, auxiliares, puede venir, puede entrar dentro de la controller y pueda controlar, esto controla un evento, puede desbloquear toda la puerta, ¿vale? Toda la puerta. De hecho, del hotel no, porque el hotel es de gestión, el hotel solo gestiona de carta, gestiona de hotel, lo del libelo, pues lo del libelo de la puerta y del ascensor es pura, tú puedes deshabilitar lo del ascensor. Va bene, quindi non abbiamo più domande. Questa presentazione sarà registrata alla nostra piattaforma. Quindi grazie a voi per sentire questa informazione. Ci sentiamo e buona giornata, va bene?